Ciao e benvenuti a Liguria Web TV, al mio programma, mio di Emanuela Boscopesce e Ilario Navone, che c'è sempre ma è sempre nascosto, il nostro mago, e si intitola Art Shock e parliamo di arte sperimentale, non convenzionale e quindi in poche parole arte concettuale. L'arte è viva e io vi porto sempre degli artisti qui a dimostrarvi che quello che dico è assolutamente vero. Stasera abbiamo con noi Silvana Ansaldo, regista di teatro, e non vuole che io lo dica perché sempre i poeti non vogliono e quindi non ti presenterò Maria Levisca come una poetessa. Sei contenta? Ecco, noi tutti insieme e insieme a un gruppo di altri amici molto numeroso sul progetto di Cronoteatro e dell'amico Renzo Franca Bandera siamo un gruppo di amici, artisti e non, molto eterogenei, che facciamo appunto questo progetto su Albenga che si chiama Segnalbenga. Segnalbenga, per presentarvelo, vorrei una volta invitare qui qualcuno dell'organizzazione, che sono appunto i ragazzi di Cronoteatro, piuttosto che non Monica Maggi, che è la mia amica del liceo che mi ha invitato. Invece di presentarvelo così, come potrebbero fare loro in maniera, diciamo, professional, io ve lo presento con una citazione. Una citazione tratta dal libro preferito di Silvana, ed è per questo che ho insistito per averti qua, che è Opera al Nero. Opera al Nero di Margrethe Jusenar, questi nomi impronunciabili. C'è un personaggio di questo bellissimo libro, di questo stupendo libro, che si chiama Zenone, che cammina per le vie della città e sente il vento che gli attraversa le vesti, e questo vento attraversa anche la sua anima, e questo vento rappresenta le persone che sono passate esattamente in questo posto molti anni, molti secoli prima di noi, e non solo, le persone che molti anni e molti secoli dopo di noi prenderanno, si avvicenderanno a noi nel nostro posto, in questo stesso identico posto. Quindi voi immaginatevi di andare in giro per Albenga, di fermarvi in un punto che potrebbe essere Piazza dei Leoni, Piazza San Michele, qualunque posto di Albenga, sappiate e dovete essere consapevoli che voi, la vostra anima, le vostre vesti saranno attraversate da questo vento, che è il vento del passato e di un futuribile, chissà futuro, chissà chi ci passerà, cosa succederà, noi non ci saremo più, però ci sarà lo stesso vento che attraverserà, come dice Zenone della Jusenar, i nostri corpi, la nostra anima, e questa cosa ci unisce tutti insieme, artisti e non, esattamente come facciamo nel gruppo Segnalbenga, dove troviamo degli angoli di Albenga e diamo un senso a questi angoli. Non sono angoli tutti belli, sono angoli come la vita, stratificati, ci sono cose belle, ci sono cose tristi, e tutta la vita è insieme, come Albenga, che è una torta a più strati. Più scendi sotto il livello, perché Albenga ha avuto dei movimenti di bradisismo e quindi Albenga si è mossa una parte più in alto, una parte più in bassa, se entri nella cattedrale vedrai che scendi giù di 3 metri e ce n'è ancora sotto, quindi sotto i nostri piedi prosegue la storia, ma anche sopra andrà avanti, si stratificheranno le persone, le mode, i mondi. Quale sarà il mondo? Non lo sappiamo. Noi, come al solito, abbiamo un sacco di domande. Domande quante ne vuoi, ma risposte neanche una. Ci hanno provato gli artisti, ci provano gli artisti che io vi presento di volta in volta, e sono molto onorata di presentarvi ancora una volta queste due meravigliose artiste, ognuna nel suo campo, ognuno a suo modo dà le sue risposte. Io sono vestita così oggi perché insieme all'amico Giulio Roveraro, che è uno storico, un collezionista Albenga Doc d'origine controllata, abbiamo trovato una cosa che convalida la teoria di Zenone, cioè che tante volte noi camminiamo per la nostra città, facciamo i nostri percorsi come degli automi, no? Andiamo lì, facciamo qua, andiamo a comprare e rimaniamo con lo sguardo fisso a questa altezza. Invece basterebbe alzare un attimino lo sguardo o abbassarlo un pochettino con un minimo di interesse e potreste vedere, come vi mostrerò poi nei contributi della regia grazie ad Andrea Ionta giù a Roma, che ad Albenga c'è una porta laterale della chiesa di San Michele dove c'è una sirena. Una sirena. Cosa ci fa una sirena in una porta laterale di una cattedrale? Bene,
La sirena è perché, come nella vita, noi prendiamo le cose che ci servono e le utilizziamo in maniera diversa. Quindi c'era l'arte di prima, l'arte, che ne so, prima di Cristo, l'arte barbarica, tutto quello che ci serve. Queste pietre, dovete proprio immaginarvi fisicamente, queste pietre le prendevano e le riutilizzavano, le riciclavano, è un buon esempio di riciclo, per mettere a posto una cattedrale, per costruire una cattedrale. Però poi, cavolo, mi ha fatto notare il mio amico Giulio Roveraro che in una cattedrale cristiana, cattolica, non ci poteva stare un'opera d'arte, diciamo, non dico blasfema, ma laica. C'era questa sirena nuda con le pinne. Sono rimaste solo più le pinne, perché quando si sono accorti che nella porta, proprio quella dove ci passava il vescovo, leggenda vuole che ci hanno dato una scalpellata e hanno fatto sparire le fattezze un po' imbarazzanti della sirena nuda, ed è rimasto soltanto le pinne. Queste cose, se non alziamo il naso all'insù e se non siamo un minimo attenti e curiosi, non le possiamo notare. Come intorno alla cattedrale, altre cose che si possono notare sono delle mini testine messe in alto per ogni archetto. Ci sono tantissimi archetti che fanno tutto il giro della cattedrale. Ebbene, su ogni archetto c'è un capitello, diciamo, di fondo, e a volte al posto di questi capitelli ci sono queste mini testoline con degli uomini con delle facce veramente bruttissime. E perché? Me l'ha spiegato Giulio Roveraro, il nostro amico studioso e collezionista dal Benga Doc. Lui me l'ha spiegato. Sono delle faccine brutte e cattive che vogliono ricordare che in tempi antichi, prima del Medioevo, proprio nei buchi, nei fori delle chiese, tagliavano le teste dei malfattori e a monito perenne mettevano queste teste. E allora, similmente ai gargoyle che ci sono nelle cattedrali gotiche a Parigi, tutto quanto, che però quelli sono scoli d'acqua, però mettevano sempre un po' di inquietudine. Attenzione, perché attento, perché finisci lì. E la gente veniva un po'. Poi un'altra cosa che mi viene in mente sempre da ricordare è che in una porta laterale, che è esattamente, se vi capita di venire ad Albenga, la porta di destra, sì, questa è la destra, c'è in alto un animaletto, un quadrupede, che ha anticipato moltissimo tempo fa il cubismo, perché voi vedrete che sono due animali di profilo che però, incontrandosi qua con la faccina dell'animale, diventa una faccia unica, cioè abbiamo un occhio laterale, l'altro occhio laterale, che formano un muso unico. Quindi questo artigiano, molta gente vuole distinguere arte e artigianato, io sarei per buttare giù questi muri, perché tante volte ci sono questi artigiani così illuminati, talmente fantastici, che ci fanno sognare con questo tipo di lavori inventati sicuramente da loro. C'è un animale che in realtà sono tre animali, perché è uno di fronte formato da due animali di lato, e ditemi se non è il cubismo. Non per niente il cubismo, Picasso e gli altri cubisti sono andati a cercarsi l'arte dell'Africa nera. Quindi, se Picasso, per fare il cubismo, è andato a cercarsi l'arte dell'Africa, vuol dire, adesso devo dire una parola un po' difficile, che però è quella che mi ha dato da mangiare per un sacco di anni, che c'è una diacronicità del primitivismo. Cosa vuol dire diacronicità? Vuol dire semplicemente che il tempo non esiste, che l'uomo è sempre lo stesso, che l'uomo primitivo, molte volte che noi stupidamente, che qualcuno stupidamente crede rozzo, non è assolutamente rozzo. I lavori degli uomini primitivi, e ci ritorneremo, e di, non so, i lavori barbarici, i lavori pre-romanici, se noi li rivisitiamo ci accorgiamo che sono frutto di grande sintesi e di grande maestria, parimenti agli artisti di oggi. E con questo vi saluto, grazie di essere stati con noi, Liguria Web TV Art Shock, l'arte è viva e le mie amiche ve lo dimostrano.